potrebbe esserci l'occasione di proporti di vederti titolare nel 2017, come stai vivendo quest'uomo? Beh, sicuramente io lo spero, ovviamente. L'ultima partita, sì, a livello personale sono stato molto contento della mia prestazione perché comunque arrivavo da un periodo in cui avevo giocato poco. Per me era importante comunque mettere minuti nelle gambe e riuscire a terminare anche i 90 minuti di una partita. Adesso ovviamente spetta al mister decidere la formazione, quindi io non posso che mettermi a disposizione, poi vedere cosa deciderà il mister. Questa prima parte di campionato, in cui non hai giocato effettivamente tantissimo, come l'hai vissuta? No, beh, inizialmente ho avuto qualche problema a livello fisico, quindi ci ho messo un po' per adattarmi nuovamente al carico degli allenamenti e perché avevo saltato gran parte della preparazione a Sassuolo. Però comunque siamo un bellissimo gruppo, quindi la voglia di andare al campo sempre ad allenarsi c'era, non mi è mai pesata più di tanto il fatto di non giocare. Sapevo che prima o poi avrei avuto la mia occasione ed era importante riuscire a sfruttarla poi al massimo quando avrei dovuto giocare. Visto quello che poi è successo, cioè portarsi l'infortunio di Bumnici e quindi il suo addio, e purtroppo l'infortunio di Michele, si può dire che tu poi sarai o sei il primo acquisto forse nuovo del Brescia, visto che ti sei seguito fuori dal finale, potresti veramente essere l'acquisto nuovo del Brescia. Io me lo auguro, ovviamente facendo sempre l'in bocca al lupo a sia Igor sia amici che sono due miei amici. Spero ovviamente adesso di poter dare il mio contributo, di riuscire a giocare con più continuità, a fare delle buone prestazioni e a stare bene a livello fisico senza avere i problemi che mi sono trascinato per questa prima parte di stagione. È cambiato qualcosa nella difesa del Brescia nelle ultime uscite, al di là dei risultati utili? Magari siete un po' più prudenti, nel senso rischiate meno davanti, ma rischiate meno anche dietro, state prendendo meno gol. Lavoriamo molto con la difesa, con il mister durante gli allenamenti, quindi anche in questa ultima parte di campionato le ultime partite hanno dimostrato comunque che siamo diventati molto più solidi a livello difensivo, concediamo meno agli avversari, prendiamo molti meno gol. Questa ovviamente è una cosa molto positiva, però dobbiamo anche ritrovare un po' quella, tra virgolette, spensieratezza dell'inizio che ci portava comunque a segnare tanto. Sei rimasto l'unico allenatore di squadra perché Morosini se n'è andato. È arrivato Stefano Mauri, ti chiedo cosa sta dando in più, vista la sua grande esperienza, a voi giovani. Beh, sicuramente è un giocatore che ha fatto capitano alla Lazio, ha fatto anni e anni di Serie A, quindi a livello di esperienza può insegnare tantissimo a noi giovani. Già da questi primi allenamenti si è visto come a livello di qualità abbia quella giocata in più, quel qualcosa in più che può fare la differenza durante il corso della partita. Quindi mi auguro e tutti quanti ci auguriamo che riesca a fare bene, a fare gol e assist quanto più possibile. Periodo di mercato è arrivato Perse, quindi l'hai appena conosciuto, potrebbe arrivare Terranova e magari hai avuto modo di conoscerlo al Sassuolo. Certo. Ci dici due parole su questi due giocatori? Beh, Manu lo conoscevo già dai tempi di Sassuolo perché comunque ci ho giocato insieme. È un difensore fortissimo, molto forte dal punto di vista fisico, anche tecnicamente è un giocatore molto valido, quindi adesso vedremo se arriverà o meno. Per quanto riguarda Perce, è un mancino, quindi è andato a sostituire il posto perso con Bubnic. E adesso siamo in quattro e ce la dobbiamo giocare per due posti e vedremo il mister. Spetta sempre a lui l'ultima decisione. Hai detto che dovremmo trovare la spensieratezza iniziale, però per una squadra così giovane forse la seconda parte di un campionato, quella in cui poi dopo si decidono tutte le varie posizioni, diventa un po' più complicato essere spensierati, perché prima magari nessuno guardava la classifica, adesso incominciano a guardarla un po' tutti. Certo, sì, ovvio che i punti alla fine pesano, perché giocare bene e portare a casa pochi punti e magari viene visto un po' male dalle persone all'esterno. Però dobbiamo comunque ritrovare quel gioco brillante, quelle giocate che magari alla fine di questa prima parte di campionato avevamo un attimo perso.
siamo una squadra che abbiamo delle buone individualità, siamo forti, quindi dobbiamo appunto ritrovare le nostre giocate, la nostra, sì, tra virgolette, spensieratezza, perché comunque è importante sempre pensare che prima non prenderlo e poi ovviamente farlo, il gol. Da Avellino a Avellino è passato un girone. Noi tutti ricordiamo che all'inizio di questa annata si parlava di un Brescia che veniva addirittura dalla sconfitta di Salò pesantissima. È trascorso un girone. In cosa secondo te è migliorata questa squadra da quel Brescia a quel Brescia che si è prestato contro Avellino? Beh, grazie al mister abbiamo trovato una nostra compattezza, una nostra solidità. Siamo diventati più consapevoli delle nostre potenzialità e questo è molto importante perché e dopo una sconfitta pesante come quella in amichevole contro la Feral Pisalò, magari molti giovani come anche me, anche se non c'ero, non ero ancora arrivato in quel periodo, potevano un attimo perdersi e quindi era molto importante riuscire a trovare uno schema di gioco, una compattezza mentale che ti consentisse di scendere in campo con più tranquillità e più serenità. Si è parlato di queste ultime partite del 2016 in cui Brescia ha espresso un gioco più o meno brillante, l'hai ricordato anche tu. Questa pausa piuttosto lunga è servita? Sì, è servita comunque. Abbiamo fatto un piccolo richiamo di preparazione con il mister. Abbiamo lavorato molto sul possesso della palla. E stamattina abbiamo lavorato sulla difesa. Comunque stiamo cercando di appunto ritrovare un po' quella brillantezza, quelle giocate belle, proprio anche solo da vedere, che riuscivamo a trovare all'inizio del campionato e poi pian piano abbiamo perso. Però abbiamo lavorato molto bene in queste 2 settimane. Abbiamo spinto, abbiamo fatto degli allenamenti duri e quindi speriamo di arrivare ovviamente al meglio alla partita di sabato. L'anno scorso Mazzitelli e Mbalo, quest'anno Morosini, adesso Visoli. A Brescia i giovani, anche quando arrivano sconosciuti, trovano spazio e terreno Certo. per esplodere. Lavori per essere il prossimo, perché di te si è sempre detto tanto bene, però sei stato a lungo un oggetto non identificato fino a che non hai trovato spazio. Certo, beh, il Brescia è una società che riesce a valorizzare tantissimi giovani, basta pensare anche quest'anno appunto a Morosini, a Bisoli, agli ultimi di cui si sta parlando in questo periodo. Ovvio che mi auguro in questo periodo di poter giocare con più continuità, di poter offrire delle buonissime prestazioni, però siamo molti giovani forti, giovani interessanti con delle qualità e ovviamente chi è forte e chi lo merita poi viene fuori durante il corso del campionato. C'è la ripresa tra pochi giorni, secondo te squadra a posto? Perché dopo una sosta c'è sempre comunque un po' un punto di domanda. Tutti hanno detto, anche chi ti ha preceduto, i tuoi compagni, mister compreso, che comunque è stata una sosta benedetta perché molti sono arrivati un pochino alla frutta l'ultima partita. Come vedi in questi, adesso abbiamo lavorato 10 giorni, da corsi questi 3 giorni prima della partita, come ti sembra, come condizioni di squadra? No, beh, la sosta è arrivata appunto proprio a puntino perché eravamo arrivati un po' stanchi, un po' sulle gambe l'ultima partita. Ci è servito un po' a ricaricare le pile. Adesso dal punto di vista fisico stiamo quasi tutti bene. Ovviamente c'è sempre qualche acciacco. Arrivare alla partita tutti perfettamente è praticamente impossibile. Però dal punto di vista fisico stiamo molto bene, dal punto di vista mentale altrettanto, quindi non vedo perché non possiamo far bene sabato. Tra gli obiettivi c'è anche l'Europa Under 21, visto che a febbraio compi 21 anni, sei in piena età, sei convocabilissimo. Ah, ci si spera, ovvio che quello sarebbe una cosa, un traguardo importantissimo. Adesso vediamo prima di giocare e poi di far bene e poi quello sarà una cosa che arriverà successivamente, speriamo.